da tempo a cercarci, mi da dirci basta. L'amore sai accettarlo, se sai dare basta. Ammalarsi aspettando che passa. Finché non conta ciò che c'è, ma solo ciò che manca. Quando abbiamo sentito il nome che ci avevano confermato, è stato sicuramente un bel momento, anche perché il nostro brano è molto particolare e non vedo l'ora che di farlo sentire. Perché non è sicuramente... Cioè, il palco di Sanremo non sempre ha ospitato musica di questo genere. Non è trap, non è una canzone d'amore. Sicuramente è un follow up della nostra musica, un nuovo sound che neanche i nostri fan sono abituati a sentire. È molto figo, secondo me. E ti dico, la prima cosa che ho detto appena hanno tirato fuori il nome, a parte le risate, ho pensato che questa fosse storia della musica italiana. E poi niente, diciamo che Rolls Royce, il brano che portiamo, a me piace chiamarlo, non mi piace dell'etichetta la musica, però potrebbe essere un nuovo rock and roll, quindi ci sarà da divertirsi. Ci sono fotografie dentro di personaggi della musica, icone della musica, icone della moda, dello stile, che sono molto vicine al nostro mondo. L'esigenza di fare il documentario parte sicuramente da una passione per la regia. Erano anni che comunque facevo filmare tutto quello che succedeva, no? Quindi la nostra strada era un po' stata immortalata. A un certo punto ho deciso che con il materiale e con un materiale nuovo avrei diretto, sarei stato regista del nostro documentario che raccontava di noi. A me piace l'arte in generale, anche la pittura. Cioè, cantante è un po'... Cioè, anche la canzone in sé non è molto distante dalla scrittura di un libro, per esempio. Cioè, le mie sono piccole storie. Ho solamente raccontato la storia bene per intero con i dettagli. Visto che era motivo... Cioè, c'era tanta curiosità dietro la nostra storia. E quindi tutto nasce dalla stessa volontà di fare qualcosa di figo, diverso, che resti e che ci racconti. E comunque è tutta legata da un filo che è l'arte. Cuci come Penelope, sette fatiche di Ercole, no, mai. Dal paradiso alla Nemesi, quattro minuti a piedi sì. Senza dire, sta storia non ha una fine, sapendolo già.